Ed ecco un altro dei nostri fest, una 2 giorni veramente molto intensa questa volta, dedicata al pianeta mamma. Si chiama Neomamme e prende in considerazione la fase più bella, più difficile, a volte più delicata, ma comunque affascinantissima, che è quella della gravidanza, ma non solo. Nel nostro fest per 2 giorni si alterneranno professionisti che parleranno del diventare mamma in tutti gli ambiti, dal momento del concepimento alla difficoltà che molte donne hanno nel diventare madri e i percorsi che possono intraprendere, all'etica del diventare madre, ma anche al post quando il bambino nasce e come può un bimbo da piccolo essere indifeso diventare un adulto sano e vigoroso. Impareremo che lo stile di vita si impara in culla. Insomma, è veramente un fest ricco con un'appendice di alto profilo sulle malattie rare. Il 28 di febbraio è il giorno che ricorda le malattie rare, sono quelle malattie poco diffuse ma estremamente importanti, ce ne sono migliaia, purtroppo ne conosciamo poche, non per tutte c'è la cura, ma i passi avanti che ci sono stati sono moltissimi. Specialisti di alto livello, provenienti da istituti importanti, abbiamo 2 patrocini importanti come quello dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'azienda ospedaliera di Padova, che è una delle più grandi aziende sanitarie d'Italia e che in alcuni ambiti è tra le migliori d'Europa. Insomma, diciamo che per ascoltare questo festival ci sono veramente tanti buoni motivi. Io lo ascolterò con voi dopo averlo pensato. Sono Daniela Boresi, direttore di Web Salute. Ebbene sì, grazie Daniela e quindi ovviamente diamo il benvenuto a chi ci vorrà seguire dal 28 febbraio a partire dalle 9:30, ricordiamo su tutti i canali web e social, Web Salute e WVox. Ecco, quindi il 28 febbraio affronteremo diverse tematiche, tra queste avremo appunto quella tanto discussa sul vaccino Covid in gravidanza, lo faremo con una esperta rappresentante comunque dell'Istituto Superiore di Sanità. Ancora si parlerà quindi di gravidanza sicura dal concepimento sino alla nascita, quindi vedremo queste varie fasi. Ancora però affronteremo anche quelli che sono dei temi abbastanza caldi e attuali come appunto l'infertilità. Soprattutto andremo con il professor Foresta ad approfondire quello che è l'aspetto dell'infertilità maschile. Ancora parleremo quindi poi della maternità fra etica e scienza, e lo faremo assieme a Lorenzo Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita. Ma non manca anche la figura della figura materna, appunto, nella letteratura, tanto impiegata da tantissimi scrittori e firme, insomma, di livello mondiale. E con noi avremo appunto la professoressa Saveria Chemotti. Abbiamo poi sempre, appunto, nella giornata del 28 febbraio un webinar, in quanto ricordiamo che il 28 febbraio è la giornata delle malattie rare. Quindi il nostro webinar, dal titolo Rare ma non sole, la complessa presa in carico delle malattie poco conosciute, vedrà appunto 3 nomi di punta, che sono la dottoressa Domenica Attaruscio, il professor Maurizio Scarpa e la professoressa Marika Pane. E quindi un webinar che andrà online sui nostri canali Web Salute WVox a partire dalle 16:30. Vi daremo poi appuntamento ovviamente anche il 1° di marzo e affronteremo anche qui diverse tematiche. Partiremo appunto da quella che è la medicina di genere, affrontando un tema quale quello delle neomamme non poteva essere che così.
Ancora parleremo quindi di come sia a tratti anche difficile, comunque un percorso cosiddetto a ostacoli, quello del percorso medicalmente assistito. Ogni bambino ha il suo stile di vita, vedremo appunto con il professor Baraldi come appunto la prevenzione sia appunto importante sin dai primi step, ancora già dalla gravidanza. Andremo in Africa con i nostri medici del QAM e vedremo invece quanto lo sport può influenzare il benessere sia delle mamme che dei bambini, quindi vedremo quanto è importante all'interno di una famiglia e di un equilibrio armonioso lo sport. Si parlerà ovviamente di alimentazione e ancora vedremo poi, soprattutto entreremo più nell'aspetto pratico attraverso dei legali e vedremo quindi come si verrà come si dovrà sostenere la maternità, quali sono i diritti e anche però i doveri. Infine avremo comunque anche una parte dedicata a quelle che sono le realtà associative dedicate appunto proprio alle figure delle mamme. Grazie a tutti e vi diamo appuntamento quindi il 28 febbraio e il 1 marzo sui nostri canali con Neomamme Webfest. Grazie.